Teobromi è un'azienda che produce cioccolato un pochettino sui generis, in quanto nasce come cioccolateria artigianale, ma complemento ad un'azienda agricola, che è l'azienda agricola di mio padre, con l'intento di valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio ed in particolare quelli della nostra azienda. All'interno dell'azienda di famiglia noi produciamo noci Sorrento, la cultivar Sorrento, albicocche cultivar Pellecchielle ed anche altre varietà, ma principalmente Pellecchielle, una piccola produzione di fichi, e tutto questo all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Teobroma è un complemento all'azienda agricola perché ha il compito di valorizzare questi prodotti. Io da studente universitario decisi di creare questa azienda per valorizzare questi prodotti e il mezzo che scelsi per valorizzare questi prodotti fu il cioccolato. Per questo diedi il nome alla mia azienda Teobroma, che è il nome scientifico che Linneo diede alla pianta di cacao, il Teobroma cacao. Noi produciamo noci Sorrento e queste noci vengono essiccate al sole, come si è fatto per secoli nell'area vesuviana, vengono poi sgusciate a mano, vengono selezionate e poi all'interno del nostro laboratorio le caramelliamo, le riversiamo con il cioccolato ed infine poi vengono distribuite. Oltre alle noci produciamo anche albicocche che utilizziamo sia per fare delle confetture extra di albicocche con zucchero di canna e le candiamo e le ricopriamo di cioccolato. Una parte viene anche essiccata e questi prodotti poi vengono rivenduti in dei luoghi dove sarebbe difficile andare a vendere le albicocche. Ed inoltre abbiamo allungato sia i tempi che abbiamo, perché l'albicocca venduta tal quale si riesce a vendere in 1 o 2 giorni, mentre un'albicocca candita ha una vita più lunga, quindi allunghiamo la shelf life ed abbiamo 8 mesi di tempo per vendere questo prodotto. Ed inoltre riusciamo a captare un'utenza maggiore, perché è difficile magari far mangiare un'albicocca tal quale ad un bambino, ma è molto più semplice fargliela mangiare ricoperta di cioccolato. Quindi si è allargata anche la gamma di possibili consumatori. Con Castorino, con Ignazio, con Francesca c'è stato sin da subito una sintonia di intenti, in quanto loro avevano interesse a valorizzare i prodotti del territorio della Campania. E abbiamo poi messo appunto insieme una serie di prodotti che coniugassero cioccolato ed il loro caffè. Quindi sono nati dei cioccolatini al caffè, delle barrette con il caffè, ed abbiamo cercato di mettere a punto dei prodotti che siano quanto più semplici possibili. Miscela di caffè, miele, cioccolato, in modo da dare al consumatore un prodotto che sia quanto più naturale, genuino e buono possibile. Adesso vi faccio vedere come nascono questi prodotti con il caffè, come produrremo un uovo di cioccolato. Andiamo. La caratteristica della nocciola Gifford è che è quadrilobata, cioè vedi, questo si vede chiaramente, ha quattro, vedi, c'è una croce dove si vedono i quattro lobi da cui si forma ed è a pasta bianca.
Per ridurre il consumo della plastica abbiamo pensato di realizzare il bicchiere su quale vengono poggiate le uova e il cioccolato, sempre in cioccolato. Preparato questo infuso di panna e caffè, noi andremo a preparare una ganache con la quale guarniremo poi i nostri cioccolatini al caffè. La ganache è una emulsione di panna e cioccolato e miele. Noi utilizziamo. L'intento è quello di creare dei cioccolatini che siano quanto più genuini possibili, restando sempre buoni. Utilizziamo il miele perché ci conferirà alla nostra ganache una morbidezza. Potremmo ottenerlo con dei zuccheri particolari, glucosio, destrosio e quant'altro. Però a noi piace farlo con il miele, che è un prodotto naturale, è genuino ed è nutriente. Thank you.